Se io ho in casa un familiare che è Covid positivo, è chiaro che devo cercare appunto di isolarlo in una stanza, in un ambiente a lui dedicato. Sicuramente sappiamo che il contagio avviene prevalentemente per via respiratoria, quindi se io adotto le mascherine come dispositivo di protezione e la distanza, cioè cerco di non scendere mai sotto i 2 metri di distanza, ho già fatto qualcosa di positivo. Ovviamente un'altra cosa importante è la disinfezione delle superfici, perché sappiamo che il Covid, anche se in misura minore, ma può anche contrarsi toccando o un oggetto contaminato, banalmente un fazzoletto di una persona che si è soffiata al naso e che è Covid positiva, se io lo tocco può diventare una fonte di contagio, ma la stanza, il luogo in casa che può essere più facilmente fonte di contagio è il bagno. Perché non dimentichiamo che, per esempio, in molti casi di Covid c'è anche la diarrea come sintomo, ed è stato dimostrato che questo può essere ovviamente un veicolo di contagio. Quindi utilizzare dei prodotti disinfettanti, l'alcol, la candeggina, per pulire le superfici del bagno, i sanitari, è una delle misure che dovrebbe essere fatta almeno un paio di volte al giorno, sempre indossando i guanti ovviamente, per cercare di mantenere pulite le superfici. Poi, come dicevamo, se il Covid positivo si chiude in una stanza, è del tutto evidente che il resto della casa rimane più facilmente, diciamo, pulito, meno contaminato.